A soli 2 mesi dall'inaugurazione del progetto Pozzuoli Città Palestra, ecco che l'area interessata è stata oggetto di atti vandalici. Il progetto comprende l'installazione di alcuni attrezzi ginnici lungo la pista ciclabile di Monteruscello, un'iniziativa socio-educativa realizzata con il sostegno dell'associazione Rotaract, che verte sulla libera fruibilità di questa vasta area verde, attrezzata per favorire l'attività ginnica, oltre che come hobby, anche come attività benefica per prevenzione di alcune gravi malattie. L'inaugurazione si era tenuta per l'appunto il 2 maggio a Pozzuoli, alla presenza del sindaco Vincenzo Figliolia e dell'assessore Franco Fumo, che si erano detti molto soddisfatti del risultato ottenuto, che valorizzava ampiamente il territorio e che risultava essere un momento di entusiasmo per l'intera comunità puteolana. Ma purtroppo in questo caso è avvenuto un vero e proprio scontro con una parte della comunità che, mossa da ignoranza e violenza, ha vandalizzato i cartelloni informativi posti lungo il percorso ciclabile, rendendoli illeggibili. Un atto indegno che danneggia, oltre che il decoro del percorso destinato alle biciclette, anche l'impegno dei più, dimostrato in questi mesi per ampliare il polmone verde della cittadina e favorire l'attività sportiva sul territorio. Una storia che si ripete: alla pista ciclabile di Monteruscello, vittima più volte di atti di incuria e maleducazione, come lamenta la gente che quotidianamente la frequenta e che deve fare a meno da qualche tempo anche della fontana installata nell'area verde suddetta. L'uso improprio che è stato fatto del getto d'acqua, che avrebbe dovuto servire a dissetare gli sportivi, ha fatto in modo che la stessa venisse chiusa. Alcuni, infatti, hanno denunciato l'utilizzo dell'acqua pubblica per il lavaggio privato della propria auto e addirittura per la pulizia di prodotti ittici da parte di venditori ambulanti. Piccole e grandi negligenze di una comunità composta da tante persone perbene che lavorano per il bene della collettività ed una piccola parte negligente, in alcuni casi violenta, che danneggia il benestare comune. Quali provvedimenti prendere? A rispondere Luca Tondini, presidente del Rotaract, che interviene sulla questione dicendo che si proverà a pulire i cartelloni informativi con degli appositi prodotti e che se non dovesse funzionare l'associazione si farà carico di un altro sforzo economico per sostituirli. Dunque rimane il lavoro e l'impegno della fetta di cittadinanza sana che non si arrende alle difficoltà e continua a credere in un progresso reale della cittadina.